Abbiamo con noi il commissario del Corecom Ezio Ercole, al quale chiediamo come è andata questa campagna elettorale. Sì, noi abbiamo come compito quello, come dici giustamente, della vigilanza della radiotelevisione. E bisogna dire che tramite naturalmente l'Osservatorio di Pavia, al quale abbiamo demandato importanti compiti di rilievo, dobbiamo constatare un'assoluta correttezza da parte delle radio e delle televisioni piemontesi, private e pubbliche, ecco. Diciamo pubblica e private, per essere precisi, sul discorso appunto della par condicio. Questo bisogna dare atto soprattutto al presidente del Corecom, perché in questo momento lo sostituisco, ma il lavoro più grande l'ha fatto lui, per correttezza devo dirlo, che è il dottor Geraci, che ha così insieme alla vicepresidente Maglione, anche col sottoscritto, ecco, ma sicuramente il presidente ha dato un impulso importante per queste elezioni, anche indirizzando, consigliando. Perché ci sono stati dei momenti dove c'erano accenni di sforamenti e l'intervento tempestivo da parte del Corecom, che lo ricordo è anche autorità locale, regionale della Agicom, ha fatto sì che prontamente ci si rimettesse in carreggiata, e questo naturalmente però con la collaborazione. Ci deve essere la collaborazione da parte delle emittenti, cosa che c'è stata al 100%. E sul questo aspetto un po' ambiguo dei sondaggi, come vedi la situazione? Sarebbe magari opportuno fare qualche correttivo alla legge? Com'è la situazione? Guarda, la domanda è molto interessante e non ti do però una risposta istituzionale, se mi permetti. Ti do una risposta mia per quello che vale. Io sono molto, diciamo, scettico sui sondaggi in genere, e ritengo, e non prendetemi per, come possiamo dire, radicale, non in senso politico ma in senso proprio del termine, ritengo che il vero sondaggio, cioè la vera prova che ci può essere, è quella quando c'è il referendum, cioè quando la gente va a votare e dice sì o no, lì, quando è contato, è dove ci sono i controllori e chi controlla anche i controllori. Certamente dice, vabbè, l'era del Twitter, l'era dei media che corrono velocissimi, allora anticipiamo. Spesso possono influenzare, non è un caso, influenzare non so, non, perché c'è un'influenza positiva ma c'è anche un'influenza negativa. Allora io ritengo che, e non è un caso che entro un tot di termini non si possano più fare sondaggi pubblici, ma abbiamo visto quello che è successo, no? Non si sostituiscono i nomi dei partiti con i cavalli. Che quindi fino all'ultimo ci sono stati quotidiani, media in genere, eccetera, che ci hanno detto esattamente come andavano i sondaggi. Poi abbiamo visto che forse è successo qualcosa di, no? Proprio i sondaggi proprio non ci hanno azzeccato completamente, mi pare. Ma al di là che ci azzecchino o meno, è uno strumento utile per avere, come possiamo dire, perché il cittadino elettore, le cittadine e i cittadini elettori abbiano un'idea, come possiamo dire, un confronto, ecco, del loro dato politico, ecco. Ma dall'altra deve essere fatto deve essere proposto con grande, grande serietà. Ecco, se così non è, se così non fosse, è molto meglio che appunto la parola passi direttamente ai cittadini, così come deve essere. E poi anche questa smania, secondo, sempre personale questo, di sapere tutto prima. C'è tutti gli exit poll, c'è questa mania di sapere all'improvviso sempre tutto, cioè, su tutto prima, quando basta aspettare qualche ora e ci sono i dati certificati che ci dicono le cose come stanno. Io questo in verità non l'ho mai capito, però sono molto isolato su questo, sono contento di esserlo. Grazie.